arrivano i primi tre punti al blasone per i falchi del tecnico Simone Marmorini al suo debutto tra le mura amiche e a farne le spese la Pro Livorno Sorgenti del neo allenatore Paolo Stringara al suo debutto sulla panchina livornese. Fischietto della gara è il signor Rodicari della sezione di Bergamo. Subito Foligno al primo minuto con Valentini, lanciato da Sicanda sulla destra che va al tiro, ma palla che finisce fuori. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo con rarissime incursioni ad impensierire i rispettivi portieri. La Pro Livorno si difende e gioca sui lanci lunghi per il capitano, il numero 11, Rossi. Alla mezz'ora è Peluso a fare le prove del gol, così ma non concretizza. Al 39esimo invece arriva il gol che sblocca la partita da un corner, Valentini a prendere palla, entrare molto lestamente in area, serve al centro dell'area il puntero Rossi che colpisce in sacca per l'1-0. Foligno che acquista fiducia e ci riprova prima con Peluso e poi con Belli, ma si fa ipnotizzare dal portiere ospite che tra l'altro si infortuna e deve ricorrere alle cure dei sanitari. Due minuti di recupero, l'arbitro manda tutti al riposo. In apertura di ripresa è la Pro Livorno invece a impensierire il portiere Folignate che si salva così su questo tiro ravvicinato di Bertelli. Cinque minuti dopo il Foligno raddoppia con questo Eurogol del solito Peluso. Foligno che adesso ci crede e vuole affondare anche il coltello. Due minuti dopo il gol anche per Valentini, buona la sua prestazione oggi, gol però annullato per un nettissimo fuorigioco, ma il numero 11 non gradisce, allora ecco che all'ottavo insacca il gol, quello buono, che porta a 3 le reti per i falchi. Sicanda a rubare palla a centrocampo, fa tutto da solo sulla fascia sinistra e poi serve il numero 11 Folignati che porta così a 3 le reti. Al quarto d'ora gli ospiti reclamano invece per questo atterramento in area di Rossi, ma l'arbitro fa proseguire. Al minuto 19 ancora Pro Livorno al tiro con Camarlinghi, ma la palla finisce a lato. Minuto 26, bella azione corale del Foligno, palla che giunge al capitano che porta a 4 così le reti e partita praticamente finita. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia alla fine e per la gradinata è festa, grande.